E bella a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo video, sono il vostro mister ed oggi ci troviamo qua su Call of Duty Black Ops Cold War perché andremo insieme ad analizzare quelle che secondo me sono le migliori armi su questo gioco. Quindi come ogni anno eccovi la top delle migliori armi di Call of Duty. Nello specifico saranno due mitragliette, due fucili d'assalto, tre fucili tattici, un fucile di precisione, una mitragliatrice leggera, un pompa e una pistola. E quindi a voi. Ovviamente la prima delle mitragliette che vi porto è l'MP5, l'arma forse più devastante del gioco ancora. Probabilmente sì, ragazzi, nonostante sia stata nerfata subito perché era veramente troppo illegale all'inizio del gioco, secondo me resta ancora devastante. Più che altro perché ha un'elevatissima cadenza di fuoco. È stabilissima, è vero che ha perso nella portata, quindi sicuramente da lontano, soprattutto per trovarsi ad affrontare fucili d'assalto, si perde, si fa un po' fatica. Però comunque sia, la sua stabilità gli permette di essere assolutamente devastante. E secondo me in ottica Warzone sarà una delle armi più forti. Del resto, come già lo è adesso. La seconda mitraglietta che ho deciso di portarvi è la K74U. Ci sarebbero anche altre mitragliette interessanti come ad esempio la Milano o la Bullfrog, non per l'amor di Dio quella a tre colpi perché quella ragazzi non è un'arma, quella va lasciata dov'è perché fa veramente schifo. Detto questo, perché questa proprio? Perché secondo me, come del resto la sua versione maggiore, la K47, ha un discretissimo danno, cioè per essere una mitragliette tira veramente delle belle bombe, da lontano fa male perché è molto stabile, quindi non vi dico a 200 metri, però sicuramente a una cinquantina di metri un fight, magari anche contro un fucile d'assalto, lo regge bene. Ed è anche questa molto veloce, non come l'MP5, ovviamente, che comunque per me resta l'arma definitiva, la mitraglietta definitiva. Ma se dovessi giocare con qualcos'altro, soprattutto magari a un punto in ottica Warzone, questa la prendo perché è un ibrido perfetto. Passo ai fucili d'assalto e qua ci potrebbe essere da ridire perché vi porto l'XM4 e la K47. Non c'è da ridire assolutamente sulla K47 perché anche quella è la seconda arma più forte del gioco, se non anche quella l'arma più forte, meglio forse anche dell'MP5. Ma su questa può darsi che ci sia un po' di polemica perché tanti potrebbero dire: ma il FAMAS, cioè l'FFAR o il Krieg che fine hanno fatto? Ecco ragazzi, secondo me questa è meglio rispetto alle altre due perché io ritorno lì, a me mi piacciono tantissimo gli ibridi e questo è un ibrido perché è un fucile d'assalto con le caratteristiche parziali di una mitraglietta, come l'M4 essenzialmente, perché è più veloce di un fucile d'assalto, sicuramente ha un po' meno danno, avrà un po' meno portata, ma cioè comunque rientra nei parametri di un fucile d'assalto, quindi resta devastante, come secondo me lo è l'M4 adesso su Warzone. Più o meno siamo lì. Ecco, e poi si arriva alla K47 e qua si mette d'accordo tutti, secondo me, perché prima ho detto forse un po' un'eresia, perché effettivamente l'arma più forte del gioco non è l'MP5, è proprio la K47, ragazzi. Tira delle botte quest'arma come nessun'altra. E poi una cosa che sicuramente la contraddistingue rispetto a quell'obbrobrio che c'è su Warzone attualmente è il fatto che questa non rincula. L'altra, come uno spara quattro colpi consecutivi, l'arma se la ritrova alle stelle. Con questa, no. E già per questo l'arma è un qualcosa di nucleare, come se già non lo fosse di suo. Pertanto, credo che non serva neanche aggiungere altro. Cambiamo categoria, passiamo ai fucili tattici e qua ragazzi ve ne devo portare tre. Più che altro perché vi devo mettere sia l'M16 sia l'AUG, perché insieme alle altre due armi dette prima devastanti, queste altre due sono altrettanto devastanti. È che a me particolarmente non fanno impazzire tre colpi se li perdo, soprattutto in ottica futura quando arriveranno su Warzone. Che quindi sì, forti quanto si vuole, però magari in un fight contro una mitraglietta da vicino vengo tritato io. Ecco, però tolto questo aspetto, restano due armi veramente nucleari. Parlando dell'M16, che cos'ha? Semplicemente il fatto che con una raffica da 3 sparata bene ti uccide. Cioè, quindi premendo una volta il tasto interazione per sparare, sei morto essenzialmente.
perché ha veramente un danno nucleare, è un qualcosa di totalmente illegale. Ed eccovi qua quindi anche l'AUG, che è completamente diverso da tutti gli AUG visti fino a questo momento. Su Black Ops 1 era un fucile d'assalto, su Modern Warfare è una mitraglietta, qua è un fucile tattico, quindi veramente devono fare pace con loro stessi. Però ragazzi, che cos'ha per essere così devastante? Semplicemente come l'M16 è un tre colpi, però a differenza del suo compagno di reparto è più veloce, chiaramente a discapito un po' della sua effettiva potenza, perché se con l'M16 quasi sempre con una raffica da 3 si ammazza qualcuno, in questo caso non sempre sempre, però ragazzi, cioè, è devastante perché nel mentre che con l'altra ne spari una, con questa di raffiche ce ne spari due. Chiudo i fucili tattici con il DMR, perché è vero che bastavano sicuramente l'M16 e l'AUG come fucili tattici, però mi sono voluto mettere anche questa, visto che comunque è un colpo singolo, un'arma a colpo singolo, vi ce la volevo mettere. Non è affatto male neanche il Type, ma gli preferisco questa perché è molto molto simile ad esempio ad un FAL di Warzone, che ritengo un'arma veramente devastante, molto sottovalutata, perché a colpo singolo, ragazzi, le armi a colpo singolo sono sempre sottovalutate secondo me, ma in realtà sono armi molto molto forti, perché con tanta rapidità di dito si riesce veramente a trattare la gente. Chiaramente in uno scontro ravvicinato quasi sempre si perde, perché o uno ha una velocità di dito che tipo, non lo so, è un piccolo motorino, o se no è difficile riuscire a battere ad esempio una mitraglietta. Però ecco, da lontano in compenso si guadagna veramente tanto, e soprattutto se un'arma è veloce e stabile, anche meglio. Sì, vi assicuro che non vi state sentendo male, signori, è proprio l'RPD, il mitraglione che probabilmente tutti nel mondo odiano perché è troppo lento da ricaricare. Cioè, effettivamente per ricaricare quest'arma si inizia il giorno di Natale e si finisce probabilmente per la Befana. Però, a parte questo, c'è da dire che è inaspettatamente più veloce del solito, sia come velocità effettiva nel andare a mirare, nel trasportare l'arma, che soprattutto nel ratio di fuoco, perché la cadenza dei proiettili è piuttosto elevata inaspettatamente. E poi ragazzi, tirate la botte, ma tira delle botte che fanno paura. Cioè, io credo che con tre colpi sparati sull'alluce ammazza. Quindi cosa gli vogliamo dire, semplicemente hanno fatto un capolavoro anche con la mitragliatrice leggera, penso forse più odiata di ogni epoca. Il Pellington è l'unico dei fucili di precisione che vi voglio portare qua su Call of Duty Cold War. E perché proprio questo rispetto al Barrett e al Tundra? Perché ragazzi, semplicemente questo è un cecchino vero per divertirsi su questo gioco, se uno comunque si diverte a tirare quickscope a destra e a sinistra in testa alla gente. Perché il Tundra è lentissimo e il Barrett è forse il peggior cecchino che abbiano mai introdotto nella storia di Call of Duty. Cioè, non è un Barrett, l'M82 chiamiamolo per come è, perché ha le sembianze di un Barrett, ma non lo è. Non ha niente a che vedere con i suoi predecessori. L'unico che si avvicina ad un'arma decente è questo Pellington, che è totalmente diverso da tutti i fucili di precisione presenti anche su Warzone. Quindi secondo me sarà divertentissimo da andare a utilizzare, perché ha una potenza di fuoco elevata, più rispetto ad esempio ad un car, che ricordo, il car tutti lo usano come un cecchino, ma non è un cecchino. Quindi ha più potenza di fuoco ed è più o meno veloce tanto quanto. Quindi veramente divertente da andare a utilizzare, mi piace. Siamo quindi arrivati alle ultime due armi. La prima delle ultime due è il Gallo, come state vedendo, quindi sarebbe lo SPAS più o meno. E in realtà con i pompa si va bene con entrambi, anche l'Auer non è affatto male su questo gioco. Però vi porto il Gallo perché secondo me in ottica futura, riportando la Warzone, perché tanto ragazzi alla fine la finalità che ho io è poi portarvi le armi appunto in ottica Warzone, che tanto so che poi alla fine la gente si riverserà nuovamente tutta lì, quindi mi sembra giusto anche portarvele già con un'ottica futura. Vi porto il Gallo perché chiaramente rispetto all'altro ha un rato di fuoco estremamente più elevato. L'altro spara, poi l'arma si deve riassestare e poi uno rispara. Qua
uno può scarrettare all'infinito, pum, 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 pum. Cioè, è tutto un altro andare. Poi sicuramente l'altro ha un maggior danno, una maggior portata, però comunque non è male neanche questo in quei termini. E una cosa fondamentale per entrambi è arrivare a maxarli per andare ad inserire l'ultima canna, che è quella che permette proprio di aumentare in maniera esagerata i danni. Con quella canna il pompa diventa un qualcosa di nucleare. L'ultima arma che vi porto non è la Diamatti, ma è l'M1911. Per simpatia, ragazzi, perché so che è più forte la Diamatti. Giustamente, ragazzi, da sempre le pistole a tre colpi sono devastanti su Call of Duty. Però vi porto l'M1911 proprio per simpatia, perché mi è sempre stata simpaticissima come pistola. E ve la porto anche su questo gioco, anche perché. Dai, diciamo che ve la porto per zombie questa. L'unica arma che vi consiglio solo per zombie, non per il multigiocatore. Perché su zombie effettivamente può essere utile. Sul multi si fa fatica. Poi io mi metto a registrare le clip su Nuketown il giorno dell'uscita di Nuketown. Quindi vi potete immaginare la gente come giocava a tumore. Quindi sicuramente ho fatto schifo con la pistola. Però è una pistola, ragazzi. Cioè, ve l'ho portata tanto per portarvela, insomma, per sketch. E quindi siamo giunti alla fine. Come sempre, ovviamente, mi auguro che il video vi sia piaciuto e vi possa essere stato utile. Mi sembrava superfluo menzionare, vabbè, il coltello che come tutti gli anni sciotta, i lanciarazzi perché l'RPG è l'RPG, quest'altro è quello che si aggancia ai veicoli e quest'altro è il lanciagranate. Cioè, in fin dei conti, ragazzi, queste sono le armi, quelle superflue. Per il resto, niente da aggiungere, quindi appunto, se il video vi fosse piaciuto, mi raccomando, mi piace, iscrivetevi, commentate, condividete. Alla prossima. Buona!